Cos'è l'intelligenza? Quanto le nuove tecnologie aiutano i giovani? Bisogna aver paura dell'intelligenza artificiale? Di questo e altro si è discusso a Futuro Remoto, la kermesse dedicata alla scuola, alla scienza, all'innovazione giunta alla 37ª edizione. Futuro Remoto da mezzo secolo promuove e fertilizza il rapporto tra scienza e conoscenza, come spiega il presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari. Oggi il tema è intelligenze. Da quella delle piante fino alla nuova frontiera dell'intelligenza artificiale. Sono centinaia gli eventi, le mostre, i dibattiti, le conferenze che animeranno questi 4 giorni di incontri, a cui parteciperanno migliaia di studenti, centinaia di ricercatori. Insomma, sarà veramente un incontro tra tutti quelli che sono quel pubblico trasversale che noi vogliamo orientare e presso il quale vogliamo diffondere cultura. Numerosi gli esperimenti proposti ai tantissimi studenti giunti nel lab scientifico Flegreo, dalla previsione dei terremoti alla robotica, passando alla chimica e alla fisica. A tenere a battesimo la manifestazione l'assessore comunale Maura Striano. È un appuntamento che consente ai ragazzi di entrare in contatto con esperienze e proposte scientifiche che sono che magari, alle quali magari non hanno la possibilità di accedere nel loro percorso formativo e anche di immaginare degli scenari possibili per il loro futuro all'interno dei diversi campi del sapere scientifico. Nel corso delle prime giornate del dibattito sull'intelligenza artificiale si è discusso se fosse utile o dannosa. A spiegarcelo Giorgio Vallortigara, professore in neuroscienza dell'Università di Trento. L'intelligenza è in generale la capacità di risolvere problemi. Questo vale per gli organismi biologici e vale naturalmente anche per le macchine. I problemi che vengono posti alle creature naturali o artificiali nei diversi ambienti sono i più vari, sono innumerevoli. Quindi non c'è l'intelligenza, ci sono le intelligenze.